Grazie Presidente, anche questa mozione prende spunto dall'invito del rappresentante dell'Avvocatura Capitolina che testualmente nell'occasione che ricordavo diceva già molte volte è stato chiesto anche a Roma Capitale di intervenire nei processi penali per reati particolarmente odiosi contro la persona. In questo l'Avvocatura Capitolina ha fatto proprio il desiderio dell'amministrazione di assecondare tale richieste operando con gli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico e costituendosi in molti casi come parte civile al fianco di donne vittime di violenza. Non è stato facile perché non esiste nel nostro codice di procedura penale un soggetto processuale pubblico diverso dal magistrato che esercita l'azione penale. È vero che è ormai pacificamente ammessa la costituzione di parte civile anche di enti sia privati che pubblici, ma questo istituto non si sottrae all'ordinario regime della legittimazione processuale che richiede l'esistenza di un danno ingiusto di cui l'ente deve chiedere il risarcimento. Si tratta di una distorsione del sistema, giacché nel caso che qui si tratta, la Costituzione non mira affatto a soddisfare un'esigenza risarcitoria, ma a un fine completamente diverso. E a questo proposito si ricordava un caso verificatosi negli anni 2000 in cui l'Avvocatura Capitolina si costituì parte civile in un processo per stupro compiuto da un giovane ai danni di una donna. E il legale dell'amministrazione che si è presentato in giudizio ha dovuto superare anche il parere contrario del pubblico ministero. Nonostante questo, un giudice illuminato ritenne che Roma Capitale fosse legittimata a partecipare al processo in quanto portatrice di un interesse al risarcimento di un danno, ma in appello la Corte ritenne di estromettere dal processo l'ente pubblico. Occorreva un ricorso in Cassazione per ottenere finalmente una pronuncia con cui veniva definitivamente riconosciuto il diritto del Comune di costituirsi parte civile ricorrendone tutti i presupposti. Questo è una pietra miliare, una vittoria che l'amministrazione capitolina, di cui l'amministrazione capitolina può giustamente andare orgogliosa, anche perché questa sentenza è menzionata in tutte le riviste. Tuttavia, anche una pronuncia così importante, alla quale dopo 10 anni si fa ancora riferimento in tema di costituzione di parte civile di un comune nei processi per stupro, la Corte non ha potuto non fare riferimento al danno subito dall'amministrazione comunale quale elemento legittimante all'esercizio dell'azione risarcitoria. Come si vede, questo è un obiettivo completamente diverso da quello realmente perseguito dall'istituzione pubblica, che invece vuole soddisfare l'interesse privato e pubblico allo stesso tempo di far sentire la vittima del reato non più sola e abbandonata al proprio destino, ma accompagnata dalle istituzioni pubbliche che le sono più vicine di sostegno e di conforto. Naturalmente, per propria vocazione, l'ente pubblico più idoneo a questa funzione è il Comune ed è questo che sempre più spesso oggi chiedono le vittime di efferati delitti contro la persona, e cioè una presenza forte e autorevole che solo le istituzioni pubbliche possono rappresentare. Ed è per questo che si richiede con la mozione che l'amministrazione, la giunta e la sindaca si facciano carico presso le istituzioni competenti di chiedere la riforma del codice di procedura penale che consenta, almeno per alcuni tipi di reato, la partecipazione al processo penale al fianco della o delle vittime di reati o dei loro parenti nei casi più gravi dell'ente pubblico territoriale, caratterizzato da un rapporto di maggiore vicinanza in relazione al tipo e alle circostanze del reato. Una partecipazione che non si vada naturalmente a sovrapporre né interferisca con la pubblica accusa, ma che non si fondi neppure unicamente sul presupposto dell'esistenza di un danno proprio dell'ente da risarcire, perché non è questa una finalità che si intende perseguire. Occorre dunque ipotizzare una presenza che consenta di interloquire con gli altri soggetti del processo senza puntare al ristoro economico da parte dell'autore del reato, per il quale esistono già sufficienti strumenti processuali esercitabili sia in sede penale che civile. Grazie. A lei, consigliera.